Grazie Presidente. Allora, informo la consigliera Grancio che nella giunta dell'8 novembre è stata presentata, ha votata e approvata una memoria di giunta esattamente su questo argomento, per cui questa amministrazione si sta già adoperando in tale direzione. E nella memoria di giunta è anche indicato che entro il 2030 si intende raddoppiare il numero degli alberi nella capitale, dando attuazione proprio a questa normativa di legge che effettivamente fino ad oggi non è stata portata avanti. Io faccio presente che per questo motivo il voto su questo documento è di astensione. Ci tengo a fare soltanto alcune precisazioni relativamente alla mozione che è stata presentata adesso e una cosa abbastanza importante, scusate che ricerco il punto esatto in cui quello è stato scritto, da quanto si è appreso dagli organi di informazione, l'attività di monitoraggio da parte dei tecnici incaricati è solo visuale e non si avvale delle tecniche ormai consolidate di controllo strumentazione e della stabilità delle piante e di condizioni del tronco. Allora, la VTA è proprio un'analisi visiva dell'albero e un agronomo può, attraverso solo l'analisi visiva, poter determinare se quell'albero è da abbattere o meno. Poi, a suo insindacabile giudizio, può anche avvalersi di strumentazione qualora lo ritenga opportuno, per cui l'analisi visiva è ovviamente un tecnico specializzato, è un'analisi a tutti gli effetti, proprio regolare con il quale un agronomo può certificare se un albero è da abbattere o meno. Pertanto è una cosa corretta quella che si sta facendo. Ribadisco che fino ad oggi non c'era stata un'analisi degli alberi a Roma, in realtà questa amministrazione ha stanziato 3 milioni e mezzo per l'analisi di 85.000 alberature, è un inizio, bisogna andare avanti in questo percorso di analisi albero per albero, perché è un'attività decisamente importante, però ecco, ripeto, proprio per il fatto che è stata approvata una memoria di giunta l'8 di novembre su questo argomento, il voto della maggioranza è di astensione. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri interventi in dichiarazione di voto?